Buongiorno, diamo il benvenuto agli studenti collegati degli istituti Daverio Casula Nervi di Varese, Keynes di Gazzada e Stein di Gavirate. Con noi oggi ci sono l'ingegnere Alessandro Capisani e il dottor Ubaldo Guidi dell'azienda Comerio Ercole di Busto Arsizio, un'azienda che impiega circa 200 persone dipendenti e che grazie alla sua ultracentenaria esperienza e tradizione di lavoro è un punto di riferimento nazionale e soprattutto internazionale per quanto riguarda il mercato della subfornitura. Il tema della lezione oggi è il commercio internazionale, gli strumenti di regolamento e garanzia. A parlarcene appunto l'ingegnere Alessandro Capisani, CFO dell'azienda, e Ubaldo Guidi, responsabile dell'area ricerca e sviluppo. Ricordo agli studenti che la lezione è registrata e che sarà quindi fruibile in un secondo momento sui canali social dell'Unione, canale YouTube, pagina Facebook e pagina Instagram, LinkedIn di Generazione di Industria e che al termine della lezione sarà possibile fare domande ai relatori utilizzando il comando D&R o Q&A nella versione inglese. Grazie e buona lezione. Bene, ragazzi, buongiorno a tutti. Condivido lo schermo, funziona in modo tale che possano partire anche le nostre slide. Corso estero. Benissimo. Mi presento, io sono Capisani Alessandro, sono il CFO della Comerio Ercole, assieme quindi al collega Guidi. Vi racconteremo un po', vedete le diapositive, tutto a posto? Dovrebbe essere tutto ok. Vi racconteremo un po' questa storia della nostra azienda che è nata nel 1885, un'azienda meccanica, anche se definirla meccanica forse è riduttiva perché siamo un'azienda di impiantistica, produciamo impianti per la gomma, le materie plastiche, tessuto e non tessuto. Tra l'ultimo questo è un mercato che sicuramente, ahimè, negli ultimi tempi ha avuto un notevole impulso. Causa pandemia che stiamo vivendo da più di un anno, perché qui vedete una piccola rappresentazione in 3D di quello che è il principale macchinario della nostra azienda, che sono le calandre, quindi impianti che servono per tutte le attività produttive dove è necessario calandrare più prodotti, quindi che possono essere di gomma, e quindi si apre il discorso del produzione dei pneumatici. I nostri principali clienti sono i maggiori produttori di pneumatici al mondo, e per il settore del PVC, quindi nelle varie applicazioni, più settore tessuto non tessuto, come dicevo prima, la produzione di mascherine, in parte è necessario anche una produzione attraverso un impianto di calandratura. Siamo poco meno di 200 dipendenti, azienda familiare nel territorio, quindi fin dal 1885, quindi un percorso storico decisamente importante. Siamo arrivati alla quarta, quinta generazione della famiglia Comerio che la conduce fin da allora. Abbiamo voluto proprio scegliere questo argomento, il commercio internazionale, perché è proprio l'arena in cui noi quotidianamente ci confrontiamo. Sicuramente, come molti di voi magari praticano sport, è diverso giocare in casa che giocare fuori casa. Quindi anche per noi andare a lavorare e commerciare nel mondo, perché bene o male abbiamo venduto e vendiamo impianti in quasi tutto il mondo, quindi dagli Stati Uniti alla Cina, India, Russia, Pakistan e via discorrendo. Potremmo presentare una cartina e mettere le freccette in quasi tutti i paesi. È sicuramente più complicato. È sicuramente più complicato che lavorare solo sul mercato nazionale, perché vi sono dei rischi che poi andremo a vedere anche con il collega, quali sono questi scenari che l'azienda deve confrontarsi quotidianamente. E quindi è decisamente impegnativo. La necessità però di commerciare con l'estero, adesso aspetto e vediamo se riusciamo a far partire anche a vedere, non vedo, ok, avere conferma. Dicevo, quindi la necessità di commerciare con l'estero però non è un
un fatto solo degli ultimi anni o degli ultimi secoli. Diciamo, queste necessità addirittura le abbiamo trovate anche durante la storia. Ad esempio, adesso parleremo successivamente della necessità di garantire il pagamento dei crediti nel commercio internazionale, quindi parleremo delle lettere di credito. Faremo un accenno, ovvio che è un argomento estremamente complesso, che anche noi ci confrontiamo da anni su questo tema, ogni giorno c'è da imparare sempre qualcosa con i nostri consulenti dei vari istituti di credito, con i clienti e quant'altro. Quindi parleremo di ad esempio delle lettere di credito, che sembra nascere sia nella Cina antica, un sistema abbastanza simile, sia anche durante il periodo delle crociate. Quindi c'era questa necessità dei pellegrini che andavano verso la Terra Santa, verso Gerusalemme, di non portare con sé tutta una somma di denaro, perché sicuramente era un viaggio faticoso, un viaggio molto pericoloso, e quindi si affidavano a quelli che erano i custodi di quei luoghi, ed erano i templari. Qui si riallaccia quasi, sembrerebbe di raccontare un po' un romanzo di Dave Brown. In realtà diventano, ecco, questi templari, poi avrete magari chi ha fatto e approfondito questi temi in storia, diventano estremamente ricchi, estremamente potenti, poi fanno, ahimè, una brutta fine. Quindi vi racconteremo di questi strumenti, di questi regolamenti di commercio internazionale, che è lo sviluppo di strumenti che sono nati negli anni passati, via via si sono sempre più perfezionati. Parleremo anche del rischio di cambio, perché non tutto il mondo ha una sola valuta. Le principali valute mondiali, come ben sapete, sono l'euro, che sicuramente negli ultimi anni ha avuto una crescita non indifferente nel commercio internazionale, il dollaro, quindi che è una valuta di scambio, e anche poi la moneta della Repubblica Cinese, il renminbi. E questi sono i rischi che noi dobbiamo affrontare ogni giorno per poter vendere i nostri impianti, che indicativamente vi do un ordine di grandezza, poi magari lo vedremo quando ci sarà un esempio di una lettera di credito. Viaggiano tra il milione e 5, 6, 7, 8 milioni di euro o di dollari, dipende dalla complessità dell'impianto. E come ben potete capire, noi vogliamo essere sicuri di incassare le nostre somme, e allo stesso modo il cliente vuole essere sicuro di ricevere la merce. Quindi in questa arena devono scendere anche altri giocatori, in particolar modo devono scendere gli istituti bancari. Quindi sui quali gli istituti bancari, il fondamentale requisito, la principale regola del gioco, e l'abbiamo visto, ahimè, nel 2008, quando un po' è venuto meno, è la fiducia. Quindi la fiducia tra istituti di credito. È questo che è la base principale su cui si regola il commercio internazionale e il flusso di denaro per le lettere di credito. Oltre a questo, uno dei rischi che dovremmo andare ad affrontare, che sicuramente affrontiamo, è il rischio di cambio, perché, come ho detto prima, le valute possono essere differenti. Ecco, qui faccio io questa parte, dopo passerò la parola al collega Guidi, così andremo e mi dedicherò alle slide. Il rischio di cambio significa che io devo andare a mitigare il rischio che la valuta con cui ho venduto il mio impianto, ad esempio dollari, al termine dei 10, 11, 12 mesi di consegna, perché mediamente per realizzare un impianto di queste dimensioni passano parecchi mesi, devo andare a convertirlo nuovamente nella mia valuta senza avere una perdita. E quindi anche
Anche qui entrano in gioco gli istituti bancari, le società di intermediazione monetaria, dove attraverso alcuni contratti, alcune tipologie di contratti, abbiamo la possibilità di coprire il rischio cambio a 12 mesi. Strumenti ce ne sono veramente tanti, dai più semplici che può essere un IRS, quindi vendere una moneta, mi impegno con il mio istituto di credito a vendere una moneta, ad esempio essendo noi esportatori incasseremo una fattura in dollari tra 10 mesi e ho la necessità di cambiare questi dollari a un cambio che 10 mesi prima non potevo conoscere, quindi però devo tutelarmi e quindi mi impegno con la banca a vendere una determinata quantità a un cambio che è dato dal cambio della data odierna più quello che in genere si chiamano i punti a termine. Ecco che passiamo alla slide, così facciamo partire. La slide. È partito il PowerPoint. Un attimo di debacle sul... Ok, quindi la necessità di coprirsi da questo rischio di cambio, quindi di andare a vendere una moneta a un tempo successivo, noi lo vediamo, ecco, ridurre, eliminare il rischio di cambio, vendo un macchinario di 1 milione con pagamento a 60 giorni di una consegna tra 10 mesi e quindi devo necessariamente andare a coprirmi per la conversione di questa valuta in un tempo decisamente lungo e quindi decisamente di 10 mesi. Gli strumenti, come ho detto prima, sono i più disparati, più ampi, più articolati, ad esempio quindi l'IRS, che forse è il più semplice, il valore di cambio della data odierna più i punti a termine della valuta. E questo è uno dei rischi che noi dobbiamo affrontare quotidianamente, perché come ho detto prima, ci confrontiamo in un'arena che è decisamente più ampia del mercato nazionale, ma è il mercato internazionale. Quindi, oltre a questo, i rischi derivanti dal paese, dalla normativa, che è sicuramente differente, andiamo a confrontarci con le legislazioni indiane, legislazioni cinesi, quindi occorre, sotto questo punto di vista, una conoscenza particolare, una conoscenza decisamente approfondita, sia per quanto riguarda le normative finanziarie che anche le normative commerciali dei vari paesi. Come dicevo prima, poi passo la parola a Guidi, che affronterà il discorso dei regolamenti dei contratti esteri. La necessità è quella di tutelare l'incasso e la vendita dell'impianto e quindi qui intervengono quegli strumenti che dicevamo prima. Lascio la parola a Guidi che affronterà questo tema. Buongiorno a tutti ragazzi, io concordo con quanto diceva Alessandro e mi riallaccio proprio a quello per sottolineare che soprattutto oggigiorno competere sul mercato internazionale significa affrontare un'ampia platea di rischi che spaziano dai rischi di pagamento, ai rischi di trasporto, ai rischi di cambio. Alessandro vi ha parlato correttamente dei rischi di cambio e io volevo rimarcare in primis questo concetto proprio con un esempio numerico, così rende meglio l'idea. Supponete voi oggi di vendere un macchinario che vale, o una parte di ricambio di un macchinario, che vale 100.000 dollari. Oggi il cambio, il rapporto di cambio euro-dollaro è 1 a 1. Voi oggi avete in mente di incassare 100.000 euro. Pensate che quella transazione vi porterà in cassa 100.000 euro. Perfetto. Però la vostra operazione si concretizza tra un anno. Quindi nel momento in cui andrete a fatturare quella vendita, il cambio si sarà già spostato, non sarà più 1 a 1, sarà
1,10. Quindi occorrerà 1,10 dollari per fare un euro. A quel punto lì il vostro credito che nascerà verso il cliente non sarà più equivalente a 100.000 euro, ma sarà equivalente a 91.000 euro. E poi da quando staccate la fattura a quando materialmente incassate il credito, passerà ancora del tempo e il cambio si sposterà ulteriormente. Nel momento effettivo dell'incasso non sarà più uno come all'inizio, quando avete fatto il contratto, non sarà più 1,10 come quando avete emesso la fattura, sarà 1,20, occorrerà 1,20 dollari per fare un euro. A quel punto voi incasserete 83.000 euro, quindi siete partiti da una previsione, da un'aspettativa, un desiderata, diciamo così, di incassare 100.000 euro, invece ne portate a casa soltanto 83.000. Quindi la vostra operazione, anche se scevra da inconvenienti tecnici, perché la macchina funziona, il trasporto si è svolto correttamente, eccetera, ha portato per voi a una perdita rispetto alla previsione. Quindi, come diceva Alessandro, voi dovete giustamente preoccuparvi di proteggere il cambio, di fissare il cambio commerciale, di proteggere quanto più è possibile il cambio che avevate in mente nel momento in cui avete firmato il contratto con il cliente. Ok, quello è il vostro. E i CFO come Alessandro hanno a disposizione una serie di strumenti per fissare il cambio senza coinvolgere, diciamo, strumenti molto sofisticati come possono essere le opzioni di acquisto e vendita valute. Lo strumento più tradizionale è quello del contratto a termine, quindi vendete a termine la valuta. Oggi avete firmato il contratto per 100.000 dollari, contattate una banca, stipulate un contratto a termine prenotando il diritto di vendere, quindi di convertire i 100.000 dollari che incasserete tra un anno non al cambio che ci sarà tra un anno, ma a un altro cambio molto più vicino a quello commerciale. Quindi il vostro obiettivo è difendere il cambio commerciale e per questo lo volete fissare già oggi con un contratto di vendita di valuta a termine. Chiaramente il mercato potrebbe andare anche dall'altra parte, eh? Il cambio potrebbe spostarsi in una direzione a voi favorevole. Va bene, d'accordo, potevate fare una plusvalenza di cambio, non l'avete fatta, ma l'importante è difendere il cambio commerciale. E questo è il rischio di cambio. Ma prima ancora del rischio di cambio, voi il contratto lo dovete eseguire e l'esecuzione del contratto racchiude in sé tutta una serie di altri rischi. Tipicamente il rischio di produzione, il rischio che il cliente vi annulli l'ordine, vi revochi la commessa. Quindi voi siete partiti nella realizzazione dell'ordine e il cliente, per svariati motivi, fa un passo indietro. Oppure il rischio paese. Il cliente è in un paese caratterizzato da una dose di rischio, un tasso di rischiosità. Può essere che il paese disponga una moratoria e quindi impedisca alle sue aziende di pagare i fornitori esteri. Può essere che il cliente non annulli l'ordine, il paese non finisca in moratoria, ma il cliente al momento di pagarvi abbia delle difficoltà finanziarie, quindi incorra in un inadempimento contrattuale. Perfetto, voi dovete proteggervi contro tutti questi rischi. Come fate? Allora, uno dei mezzi è quello di ricorrere, ad esempio, al credito documentario. E vengo alla modalità di pagamento nostra preferita,
perché noi vendiamo macchinari molto complessi, di valore economico molto significativo. Normalmente questi macchinari non sono pagati dai clienti con un bonifico bancario, ma con una lettera di credito, quindi con un credito documentario. Il credito documentario è un impegno che una banca, per conto del vostro cliente, assume di pagarvi. Quindi la banca mette a disposizione del vostro cliente una certa somma di denaro che vi riverserà, vi girerà a certe condizioni. Quali sono queste condizioni? Queste condizioni sono l'esibizione di tutta una serie di documenti che attestano l'avvenuta esecuzione della fornitura secondo il contratto. Quindi ci sarà la fattura, ci sarà la bill of lading, che è la polizza di carico per la spedizione del macchinario. Adesso ci sarà... Attendete un attimo, andiamo su un esempio che abbiamo portato di una lettera di credito alla quale abbiamo comunque eliminato alcuni dati, però la vedete nelle sue caratteristiche. Adesso ci arriviamo appena... potenti mezzi messici a disposizione. Eccola qua, che piano piano appare. C'è anche suspense. Sì, questo è un messaggio SWIFT di una lettera di credito di un cliente che decide di comprare un impianto, la quale è stato realizzato secondo i dettami. C'è stato parecchio tempo, quindi, come giustamente diceva Ubaldo, la necessità di assicurarsi che al termine di tutta una produzione che è lunga mesi il cliente ritiri l'impianto, e quindi ci sia questo impegno. E come dicevamo prima, la base di tutti i sistemi finanziari è la fiducia, e quindi è l'affidamento che tra istituti di credito c'è. Noi non vendiamo l'impianto al cliente sicuramente, perché lo consegneremo, eccetera, avremo tutti i documenti che dimostrano che l'abbiamo spedito, eccetera, e l'abbiamo spedito al cliente, il cliente sarà in grado poi di riceverlo, sdoganarlo, fare tutti i passaggi. Qui vi assicuro che è un mondo estremamente complesso e articolato, di cui ogni transazione è quasi un capitolo a sé, con mille complicazioni e mille differenze. Ma noi consegneremo, chi nei vostri, durante il percorso di studi magari ha già affrontato questo argomento, che però è un argomento che forse rimane un pochino sotto traccia, ecco, magari si rimane più su un discorso nazionale, quando in realtà il commercio internazionale è un elemento decisamente importante. Noi andremo a consegnare al nostro istituto di credito tutta una serie di documenti, che magari qui un po' scritto in piccolo, riuscite comunque a vederlo, tutta una serie di documenti che attestano che abbiamo spedito l'impianto, in particolar modo la bill of lading, quindi anche perché buona parte del nostro commercio avviene con via nave, e quindi quello è un documento, è il documento principale che attesta la proprietà della merce, quindi la possibilità, una volta che la banca emittente del credito trasferisce il denaro alla nostra banca, potrà consegnare i documenti al cliente e quindi sdoganare la merce. Qui ne vedete tutta una serie decisamente articolata per le varie tempistiche, poi, perché può essere che ne paga il cliente una quota alla consegna, poi ne pagherà anche una quota all'avviamento dell'impianto, ecco. Questi sono gli elementi, che vi assicuro, abbastanza articolati, che stanno alla base del credito documentario. In rosso abbiamo evidenziato gli aspetti principali, quindi la scadenza, ad esempio. Entro quella data dovete essere in grado di presentare i documenti alla vostra banca, altrimenti il credito scade, ahimè, si rimane con un pugno di mosche. Quindi quella lì è una data determinante, a meno che poi il cliente la voglia prorogare, sia in grado con il suo istituto di prorogarla. L'impegno, come diceva Guidi, è l'impegno della banca,
chi paga è l'istituto di credito. Perché tutto alla base del commercio internazionale è la fiducia, l'affidamento tra gli istituti di credito. Ecco, una cosa importantissima, è molto difficile che una banca non adempia alla propria obbligazione, perché l'abbiamo visto prima, è l'impegno della banca, perché significa venir meno l'aspetto di fiducia. Se non si fidano tra banche, che è il discorso della crisi del 2008 che abbiamo vissuto in maniera, ahimè, molto profonda come sistema paese, cos'è stato? Le banche non si fidavano più tra di loro e quindi tutto il sistema finanziario internazionale ha rischiato, ha rischiato di crollare come un castello di carte, perché la base è la fiducia tra gli istituti. Sì, richiamo la vostra attenzione su quel documento in cifra che le banche si scambiano per mezzo del canale SWIFT per sottolineare un aspetto. Chi tratta con i crediti documentari, quindi con le lettere di credito, normalmente appartiene all'ufficio spedizioni, ma non fa trasporti o non fa semplicemente trasporti, ma fa vera e propria finanza. Cioè avere a che fare con un credito documentario significa affrontare una pratica che equivale a sbloccare qualche milione di euro in controvalore. Quindi diventa fondamentale leggere in modo certosino il contenuto della lettera di credito, cioè collazionarlo, spuntarlo punto per punto, perché qualunque distorsione può trasformarsi in una riserva che la banca del cliente fa per non pagare. E questo per voi vuol dire anche rimandare l'incasso di qualche giorno e dover pagare a vostra volta per sistemare quelle non conformità. Richiamo la vostra attenzione su qualche parola, tipo irrevocabile, che c'è nelle prime righe della colonna a sinistra. La lettera di credito deve essere irrevocabile. Quando la banca estera ha assunto l'impegno, non può più rimangiarsi la parola. Questo per voi è già una prima garanzia che se eseguirete il contratto nel modo corretto e sottoporrete tutti i documenti, la banca sarà obbligata a pagarvi. Un altro aspetto è la conferma. La lettera di credito può essere, come può non essere, confermata. Se la lettera di credito emessa da una banca straniera viene confermata da una banca italiana, voi siete ancor più garantiti, perché vuol dire che l'eventuale rischio di inadempimento della banca straniera viene parato, viene coperto dalla banca italiana. Chiaramente la posizione di conferma da parte della banca italiana ha un costo anche molto importante, che viene parametrato sul valore di fornitura, sullo standing della banca straniera, sul paese di destinazione, un costo anche molto importante di cui voi dovete farvi carico. Quindi se volete che la lettera di credito venga confermata, dovete nel preventivo di fornitura considerare anche il costo finanziario che avrà la conferma. Oppure altri aspetti, a volte passano in sordina, ma diventano strategici, per non dire bloccanti, in fase di esecuzione del contratto. I trasporti, i transshipment, le spedizioni parziali. Ecco, è importante prevedere nella lettera di credito, ad esempio, che ci siano le spedizioni parziali. Pensiamo al nostro caso specifico. Normalmente i nostri impianti sono di dimensione così importante, così grande, che per mandarli via non basta una sola spedizione, ce ne vogliono tante, dobbiamo frazionare la fornitura. Se la lettera di credito dicesse che le spedizioni parziali non sono ammesse, questo diventa davvero problematico, perché vuol dire che o dobbiamo organizzare un trasporto omnicomprensivo di tutto l'impianto, oppure se spediamo parti di impianto non veniamo pagati, quindi non riceviamo pagamenti pro quota. Quindi questo è un altro aspetto fondamentale. Diventa veramente importante collazionare, come dicono i notai, la lettera di credito
affinché le descrizioni corrispondano esattamente a quelle che poi riporterete nei documenti di trasporto e nelle fatture. Qualunque distorsione può ritorcersi contro di voi. Un altro aspetto, ecco, faccio un passo indietro a proposito della conferma della lettera di credito. A volte voi vorreste che la lettera di credito venisse confermata. Perché? Perché vi fa sentire più tranquilli. Però non potete chiedere la conferma, perché se il cliente o la banca del cliente sa che è stata apposta la conferma, questo può creare una sorta di incidente diplomatico. Ad esempio, ci sono delle banche in Cina che non gradiscono la conferma della loro lettera di credito, perché questo non è polite, come si dice, non è educato, non è ben visto, sembra quasi una manifestazione di sfiducia nei loro confronti. Però voi volete tutelarvi e allora a quel punto dovete farlo quasi all'insaputa del cliente e allora chiedete una standby letter of credit. Quindi un impegno della vostra banca nazionale a subentrare laddove ci fosse qualche problema. Un impegno a pagamento, anche qui, che si svolge però all'insaputa del cliente. Sì, è un mondo estremamente, come sappiamo, il mondo è diverso, quindi diverse sono ad esempio le problematiche di andare a commerciare, a vendere nei paesi arabi, nei paesi del Nord Africa, quindi con delle problematiche sia per l'emissione delle lettere di credito, ma anche per le stesse garanzie che devono essere controgarantite dalle banche italiane, quindi sono soggette alla legge del paese, quindi possono anche in alcuni casi quasi non avere la scadenza, perché lo prevede la legge musulmana. Quindi diventa difficile poi trovare anche la banca italiana che possa controgarantire una garanzia che non ha scadenza, perché in teoria la garanzia deve averlo necessariamente. Quindi significa confrontarsi, come l'abbiamo detto prima, in un'arena estremamente, estremamente complessa, estremamente articolata, che riusciamo con vari strumenti a mitigare, esatto. Allo stesso modo anche a venire incontro a quelle che sono le esigenze del cliente, perché voi pensate, noi abbiamo l'esigenza di produrre e di avere, come diceva Ubaldo, la sicurezza che il nostro impianto realizzato, noi realizziamo solo impianti su commessa, quindi su richiesta specifica del cliente, non abbiamo un catalogo, non abbiamo, se non magari per qualche macchina particolare, una tipologia di prodotto standard, quindi che possiamo, se non la vendiamo a un cliente, venderla a qualcun altro. Realizziamo il prodotto esclusivamente per lui, dobbiamo avere la certezza che il prodotto ci venga pagato e si possa consegnare al cliente. Allo stesso modo il cliente ha la necessità di effettuare il pagamento sulla sicurezza di ricevere l'impianto da lui richiesto, e quindi abbiamo visto tutti questi partner che intervengono nella transazione sia all'inizio che verso la fine. Ad esempio nelle ultime slide, che poi magari facciamo scorrere abbastanza velocemente, ad esempio parliamo di supplier credit, perché ad esempio il cliente ha magari la necessità di fare un pagamento dilazionato, quindi un pagamento che va a 4-5 anni. Intervengono altri istituti che, ad esempio, interviene SACE con una polizza assicurativa che può coprire il rischio che abbiamo visto in precedenza, che può essere poi volturata. Interviene la Simest, che poi è stata inglobata, se non ricordo male, anche questa da SACE negli ultimi tempi, quindi significa intervenire con un contributo in conto interessi per lo sconto delle promissory note o cambiali, che dir si voglia, che il cliente emette. Perché magari in un paese come, prendiamo ad esempio l'India, sicuramente i tassi di interesse non sono così bassi come da noi, quindi il cliente ha difficoltà a avere un finanziamento per pagare in 5 anni un impianto, e quindi intervengono questi enti
per facilitare la transazione commerciale. Quindi sicuramente poi ne beneficia anche il sistema Italia. Anzi, sotto questo punto di vista vi assicuro che ci sono delle eccellenze, quale ci riteniamo anche di appartenere, delle eccellenze nel paese che si confrontano quotidianamente con il mondo e con molto successo. Ecco, sotto questo punto di vista il paese Italia ha delle grandi eccellenze, non dimentichiamolo, anzi. Io volevo spendere qualche piccola parola ulteriore a proposito del ruolo di SACE, che svolge un ruolo silenzioso ma estremamente importante per operatori come noi che effettuano grosse forniture all'estero. Oggigiorno bisogna andare all'estero in quasi tutti i paesi e i fattori di rischio, l'abbiamo detto, sono aumentati e crescono continuamente. SACE fa un lavoro importante perché vi assicura contro tutta una serie di fattispecie di rischio, tranne quelle sui cambi, ok? Prendiamo ad esempio il rischio di produzione. Abbiamo detto il rischio che il vostro cliente vi annulli la commessa. Voi siete partiti con i lavori di costruzione dell'impianto, un bel giorno ricevete l'annullamento dell'ordine. Se avete questo timore, è opportuno stipulare una polizza assicurativa con SACE che a quel punto vi rimborsa dei costi di produzione sostenuti fino a quel momento. Oppure la fornitura è destinata a un paese a rischio che potrebbe disporre una moratoria sui pagamenti internazionali, allora è opportuno coinvolgere SACE nell'assicurazione del rischio paese. Il rischio inadempimento della controparte, opportuno anche stipulare con SACE una polizza contro il rischio di insolvenza del cliente. Il rischio di indebita escussione delle fideiussioni che voi rilasciate, anche in questo caso SACE può darvi una mano. SACE ha un costo, se reputate di doverne necessitare, è un costo di cui dovete tener conto nella fase di preventivazione col cliente. Il vostro prezzo dovrà ripagarvi anche di questo costo. L'ultima cosa che dico a proposito dei rischi, un argomento a me caro, a noi caro, anche perché curando l'aspetto di risk management, quotidianamente ci confrontiamo con una serie di inconvenienti che nascono da un rischio e dobbiamo avere lo strumento per coprirlo. Solo una curiosità, così. Molti paesi al mondo hanno obblighi assicurativi locali, vuol dire che per determinate operazioni in quei paesi dovete fare riferimento a interlocutori assicurativi del posto. A noi è insorto una volta un problema relativamente a un trasporto. Perché? Perché nel contratto di fornitura c'era scritto e ci era sfuggito che la merce doveva essere coperta warehouse to warehouse, vale a dire dal nostro magazzino al magazzino del cliente, compresa quindi la tratta locale dal porto di scarico della merce al magazzino del cliente. In questa tratta si è poi verificato un sinistro e abbiamo scoperto che quella tratta doveva obbligatoriamente essere assicurata con una compagnia locale a cura e spese del cliente. Quello per noi è stato veramente un problema, rincorrere e risolvere la situazione. Quindi altro suggerimento che possiamo dare è leggere con estrema cura il contratto di fornitura, stare attenti a clausole che noi diamo per scontato. Trasportare la merce dal nostro magazzino al magazzino del cliente è naturale, non ci sovviene nessun problema quando lo facciamo in Italia, ma quando lo facciamo in qualche paese straniero può essere che l'ultimo pezzo del tragitto dal punto di vista assicurativo, non tanto logistico, materiale, fisico del trasporto, quanto dal punto di vista assicurativo riservi delle sorprese e allora occorre intraprendere dei passi specifici con il vostro assicuratore per coprire
anche per il tramite di corrispondenti locali quest'ultima tratta, onde evitare che eventuali incidenti rimangano scoperti e voi dobbiate supplire al costo di rifacimento del macchinario, di parte del macchinario, al 100% senza nessuna forma di ristoro da parte di terzi. Infatti, questa slide richiama quelli che sono gli Incoterms 2020 e i termini di resa delle merci, sia che possono essere con trasporto, alcuni vabbè, sicuramente li avrete visti nel corso dei vostri studi o comunque li vedrete perché è argomento di un istituto tecnico commerciale amministrativo come quello che frequentate. Occorre porre particolare attenzione. Ecco, non sempre, poi vi assicuro che la cosa più semplice, uno dice beh io vado a vendere Ex Works, vi assicuro che assolutamente, sia per una problematica fiscale in particolar modo, non è sicuramente la resa più semplice, anzi spesso è tra le più complicate, tra le più subdole. Esatto. Ragazzi, noi andremo avanti anche un paio di giorni perché l'argomento è decisamente ampio e come potete ben pensare abbiamo solo fatto dei piccoli accenni. Speriamo di non avervi tediato, ma di aver avuto la vostra attenzione durante quest'oretta. Ecco. Potremmo starci giornate. Anche io vi ringrazio. Mancherebbe. Vi ringrazio perché avete veramente toccato un tema molto interessante in modo approfondito invece e rendendolo chiaro anche a chi come me insomma non è proprio del mestiere. Noi abbiamo, ricordo ai ragazzi, ancora 4-5 minuti, quindi possono utilizzare il comando vedono sotto, quindi D&R o Q&A nella versione inglese per fare delle domande ai relatori. Per rompere un po' il ghiaccio e approfittare insomma di questi minuti preziosi e ringraziarvi nuovamente per la disponibilità, volevo chiedere a voi di dare un consiglio agli studenti collegati su quelli che possono essere i percorsi più consigliati, più pertinenti per poi svolgere la vostra professione. Ma io ho fatto ragioneria a Busto Arsizio come collega, poi sono andato, proseguito gli studi, quindi mi sono laureato, ma credo che sicuramente una scuola tecnica amministrativa è sicuramente richiesta, corsi di specializzazione non devono mancare, la curiosità quella alla base sicuramente, proprio perché sono materie in continua evoluzione, quindi non bisogna mai fermarsi. Noi quotidianamente impariamo sempre qualcosa di nuovo. Ecco. Sicuramente una scuola di specializzazione sull'argomento del commercio internazionale è sicuramente utile e apprezzata nel mondo del lavoro, perché le aziende che, come dicevamo prima, le nostre eccellenze italiane sono sicuramente aziende che si confrontano in questa arena, nell'arena internazionale. Quindi sono attività, noi abbiamo colleghi che lavorano in questo settore da anni e anche loro dicono ogni giorno è un apprendimento continuo, non si finisce mai di imparare. Ecco, questo sicuramente è necessario ed è un plus che le aziende... Sono delle competenze che le aziende forse oggi fanno ancora fatica a trovare. Questo sì. Grazie. C'è una domanda. Come affrontare la concorrenza? Cercando di essere più bravi. Nel senso, noi siamo in un settore in cui i competitor, devo dire, non ce ne sono tantissimi, ecco, a fare questa tipologia di impianti, tipologia di lavorazione su commessa. Ovvio che ci siamo arrivati con una storia ultracentenaria, perché è dal 1885, da prima azienda votata al mondo del tessile, perché Busto Arsizio era la Manchester d'Italia, quindi era un'azienda a fortissima vocazione tessile, quindi nasce come meccanica nel mondo del tessile, infatti il retaggio forse del tessile che è rimasto è il settore tessuto non tessuto che dicevamo prima.
Quindi non sono tantissime le aziende che fanno questa tipologia di impianti, però è una concorrenza estremamente elevata, agguerrita e di livello. Quindi cerchiamo di affrontarla garantendo sempre al cliente il miglior servizio, quindi vantandoci di essere una sorta di sartoria industriale, perché ogni produzione è un po' un prototipo, esatto. Ogni produzione ha le sue caratteristiche, ogni cliente ha le sue esigenze, quindi occorre soddisfarlo al meglio. Perfetto. Mi sono annotata sartoria industriale, che trovo un termine, anzi due termini, che rendono perfettamente l'idea di quello che è non solo probabilmente come Rio Ercole, ma proprio in generale il tessuto produttivo della nostra provincia. Quindi la tradizione che strizza l'occhiolino, ovviamente l'occhio, a quello che è costantemente l'innovazione, guardare oltre, buttare il cuore oltre l'ostacolo. E, per questo io vi ringrazio, quindi vi ringrazio con questa bellissima immagine che ci avete lasciato. Non sono arrivate altre domande, ricordo agli studenti che la lezione sarà quindi fruibile nuovamente sul canale YouTube dell'Unione Industriali e ringrazio dunque l'ingegner Capisani e il dottor Guidi per questo interessante incontro e spunto di approfondimento e riflessione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.